Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'organo legislativo regionale con l'ufficio di presidenza ha consegnato un riconoscimento, una targa al 118 di Pistoia Empoli, il cosiddetto Cross, diventato un vero e proprio simbolo della resistenza durante il periodo più buio della pandemia e di efficienza soprattutto del servizio, al punto da rappresentare un modello di ispirazione anche fuori dai confini toscani. Il Consiglio regionale della Toscana ha assegnato una targa alla centrale operativa del 118 Pistoia Empoli per gli ottimi risultati ottenuti dalla centrale operativa diventata riferimento nazionale come Cross. La cerimonia di consegna si è svolta nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. A consegnare il riconoscimento il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo. A ritirare la targa è stato Piero Paolini, direttore della centrale operativa 118 Pistoia Empoli. Un premio, un riconoscimento sentito, voluto, era il novembre del 2020, in piena pandemia andai a incontrare la centrale operativa Cross di Pistoia. È un modo per dire grazie alle volontarie, ai volontari, ai medici, agli infermieri. Mi hanno donato questa maglietta. I veri supereroi sono loro per tutto quello che hanno fatto durante la pandemia, ma anche perché ci rendono orgogliosi di quanto è bella la Toscana e la portano nel mondo. Pensate, ora sono in Turchia per sostenere purtroppo le tante famiglie con vittime di questo terribile terremoto, ma sono un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per la gestione delle emergenze. Noi dobbiamo continuare ad investire su di loro, dobbiamo costruire le condizioni perché si innovino, anche con nuove tecnologie, perché davvero è un gioiellino della nostra regione che va preservato e valorizzato. Questo è un riconoscimento ha un'attività di punta perché è quella magari ha più visibilità anche sui media e che esce da confini regionali. Siamo stati gli attori di sfide importantissime durante la pandemia. Ricordo che noi abbiamo fatto operazioni di Medevac, che vuol dire trasferimento di pazienti, pazienti gravi, molto gravi, tutti a terapia intensiva, con la maggior parte con il Covid, ma poi anche pazienti che sono venuti dall'Ucraina, pazienti dalla Turchia, pazienti dalla Libia. Insomma, un'operazione che ha riguardato quasi 1000 pazienti, che è la più grande operazione che c'è in letteratura dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi purtroppo siamo stati artefici, anche spettatori di eventi che hanno travaricato anche il puro immaginario di pochi anni fa. È un riconoscimento importante, dietro a questo c'è la volontà di implementarla sia nel software che nell'hardware, quindi formazione, tecnologia per le persone che ci lavorano e anche nelle strutture. Quando c'è una maxi emergenza nel proprio paese ma anche all'estero, sono le prime persone che si attivano e fanno arrivare lì i volontari e i vigili del fuoco piuttosto che i nostri militari, e dal Pistoia viene coordinato per tutto il paese ma anche per all'estero azioni di questo genere. La centrale non è nata per volontari dell'istituzione regione, ma è stata attribuita alla regione toscana dalla conferenza Stato-Regioni, dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, perché a Pistoia abbiamo avuto, per il lavoro quotidiano di tante donne, di tanti uomini del volontariato, operatori sanitari diretti da Piero Paolini e dal suo staff, l'origine e la creazione di una struttura che è unica nel suo genere e anche un modello da replicare in altre parti del nostro paese. Una centrale che è in Italia quella più operativa sulle maxi emergenze, una centrale che davvero sta assumendo un'importanza internazionale, che viene presa a riferimento anche a livello europeo e che giustamente stamattina il Consiglio regionale ha celebrato insieme a un sentimento di autentico, di profonda gratitudine. La nostra centrale è un fiore all'occhiello e Pistoia è stata individuata a livello nazionale dalla conferenza Stato-Regioni come una delle due centrali per le maxi emergenze insieme a Torino. Per questo motivo, essendo oggi aperta la discussione sul futuro dell'area del ceppo, vogliamo anche riprendere il filo dello sviluppo di questa centrale su Pistoia, perché la Toscana se la debba tenere e perché la Toscana diffusa, di cui tante volte parla Gianni, non sia solo per le opere d'arte eppure importanti, ma anche per le funzioni da distribuire sul territorio. Ho proposto al Presidente del Consiglio regionale di riconoscere il valore straordinario che ha questa centrale,
perché non solo durante la pandemia ma in tutti i momenti più difficili, non solo nel nostro paese ma più in generale per quella che è la solidarietà del nostro paese nel mondo, come è successo recentemente alla Turchia, il cuore della risposta italiana è a Pistoia, ci rende orgogliosi non solo di essere pistoiesi ma dimostra quanto è grande il cuore della Toscana, un cuore fatto di solidarietà concreta e fattiva. Questi uomini e queste donne ci sono sempre per dare mano nelle situazioni più difficili. Penso che fosse il minimo che il Consiglio regionale, che rappresenta tutti i toscani, dicesse a loro il grazie con un riconoscimento che non è solo simbolico ma che vuole dire che la Regione continuerà a investire in una risorsa strategica per l'interesse nazionale. Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale, è stata illuminata con i colori della bandiera ucraina, il giallo e il blu, per ricordare l'anniversario triste dell'inizio del conflitto tra Mosca e Kiev. All'interno del Consiglio invece il premio Bigongiari, il premio Ceppo per la poesia, ha visto protagonista una poetessa ucraina. La poesia dovrebbe iniziare il giorno in cui si nasce e non finire il giorno in cui si muore. A questo esordio potente la lecture che la poetessa ucraina Lyudmila Diachenko ha tenuto nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso che l'ha ospitata, fresca del premio Ceppo internazionale poesia Piero Bigongiari, giunto alla 67esima edizione conferitole a Pistoia nell'ambito delle iniziative della Festa della Toscana. Nell'occasione è stata presentata anche l'antologia con testo a fronte La fobia dei numeri, che per la prima volta propone la poesia di Lyudmila Diachenko al pubblico italiano. Alla lecture e alla presentazione, oltre alla Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, sono intervenuti i ragazzi dei licei Galileo e Capponi Machiavelli di Firenze che hanno a lungo dialogato con la poetessa. Sono molto grata, mi fa molto piacere di ricevere questa premia, però sono anche molto nervosa. Molto importante che l'Italia supporta la cultura e anche la poesia ucraina è molto importante per noi e grazie alla gente che organizzano tutto quello e organizzano anche queste premie. Non posso immaginare che è già passato un anno, è molto difficile perché tempo non abbiamo sentito questo tempo. Un poeta di Serbia ha detto una frase che se noi abbiamo dolore, se ti picchiano, diciamo, passa tempo, non si può dimenticare o scancellare questi sentimenti. Quindi è passato un anno e noi non possiamo dimenticare il nostro dolore. Ho paura di dire le frasi grandi, però fare pace e mettere pace nelle poesie è più facile quando c'è pace nel mondo e quindi speriamo quando finisce noi possiamo continuare a creare la nostra pace nella poesia. То ти їм не можеш читати вірші. На жаль, це так не працює. Vogliamo pensare che in questi tempi molto difficili ci aiutano nella poesia, nella pace. Noi possiamo uscire da questa situazione in senso diverso. Noi spesso non riusciamo ad impedire il male, non abbiamo le forze per far sì che le cose non succedano, per tornare indietro nel tempo e azzerare gli effetti nefasti delle scelte scellerate dei governanti. Però quello che possiamo fare è non lasciare al male l'ultima parola. E la poesia è uno dei modi che gli esseri umani hanno inventato per non lasciare alla sopraffazione l'ultima parola. Ecco, io trovo che premiare oggi Lyudmila sia un modo per ricordarci che la vita, il bello esistono, resistono ed è quello che dobbiamo gridare contro la guerra che ormai da un anno devasta una terra, uccide le persone, getta nello sconforto chi rimane e angoscia tutti quanti. Lyudmila Diachenko, abbiamo davvero l'onore di averla qua dopo un viaggio assai accidentato, è riuscita dall'Ucraina a venire proprio nel giorno dell'anniversario della guerra tra la Russia e il paese. La sua scrittura è una scrittura che non è direttamente una scrittura civile e le sue poesie non riflettono, come dire, non le ha scritte durante quest'anno di guerra.
però la sua poesia ha una grande attenzione al rapporto tra Occidente e Oriente. La sua è una poesia sapienziale, una poesia di grande meditazione sui temi come l'altro, come Dio, come tutto ciò che può attraversare la soggettività, e quindi anche dal titolo di questo libro, che si chiama La fobia dei numeri, lei lo dice bene in un'intervista uscita oggi sul Manifesto, è la paura della solitudine, la paura del tempo, cioè di tutto quello che viene misurato attraverso i numeri, quindi anche latamente anche tutto ciò che è numerico nella nostra società è appunto i social. Mezzo secolo di vita che ha dato lustro alla Toscana e a Firenze in particolare. Parliamo dei bandierai degli Uffizi a cui è andato il gonfalone d'argento del Consiglio regionale. Nel giorno della consegna del gonfalone d'argento, uno spettacolo suggestivo e pieno di colori offerto dagli sbandieratori ufficiali di Firenze nel cortile di Palazzo del Pegaso ha preceduto la cerimonia di consegna della più alta onorificenza del Consiglio regionale ai bandierai degli Uffizi per i loro 50 anni di attività. Ad accompagnare i bandierai fino alla sede dell'Assemblea legislativa è il presidente Antonio Mazzeo, che ha seguito il corteo partito dal Palagio di Parte Guelfa. Nella sala del gonfalone la consegna della massima onorificenza del Consiglio regionale da parte dello stesso presidente Mazzeo al capitano dei bandierai degli Uffizi, Antonio Marrone. Grazie di cuore a tutti voi. È il nostro modo per dire grazie ai bandierai degli Uffizi per portare in alto il nome di Firenze e della Toscana nel mondo. Il gonfalone d'argento è il massimo riconoscimento che il Consiglio regionale della Toscana offre a personalità, a gruppi che portano in alto il nome della Toscana nel mondo. La storia di 50 anni, la capacità anche di sapersi innovare, il modo di saper raccontare le tradizioni della Toscana. La Toscana è una delle terre più belle ci sono al mondo, e la loro capacità di saper non solo sventolare una bandiera ma anche raccontare le nostre tradizioni è qualcosa che abbiamo voluto premiare con questo riconoscimento. Un'emozione fortissima, un riconoscimento importantissimo alla regione, che il Consiglio regionale della Toscana che ci premia per 50 anni, 50 anni di attività ininterrotta. Quindi un premio che va non solo a chi è in costume oggi, ma a chi è stato in costume in questo percorso, in questa storia. Noi abbiamo rappresentato, oltre alle tradizioni fiorentine, Firenze e l'Italia nel mondo, in occasione di importanti eventi anche sportivi, come i mondiali di calcio nell'86 a Città del Messico e altre occasioni. Siamo conosciuti in tutto il mondo ed è la forza dei volontari che prendano un tamburo e una bandiera e si sentano così a rappresentare Firenze, veramente la Toscana, in giro per il mondo. Grazie ancora al Presidente e a tutto il Consiglio regionale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna alla prossima settimana.